che ti hanno fatto? Ti hanno abbandonato qua? Adesso glielo dico io. Oh! Ehi! Mi sentite? C'è qualcuno di là? Oh! Youtubers? Amanti del web? Fruitori del mordi e fuggi? A voi che vi piace guardare queste cose piccoline così? Mi sentite? Eh? Ma che va fatto? Guardatela là. Che va fatto? Che va fatto? Questa ci ha fatto emozionare da una vita. Io ci ho viste mondiali del 1970 in bianco e nero. Ci abbiamo riso, abbiamo pianto con quella là. E voi tutti clicco, vedi tutto cosa così. Ora ditemi voi un motivo, ditemi solo un motivo per cui noi dovremmo passare da lei così bella, grande, tutto piccolo, piccolino, che piccolo. Ditemi voi perché. Ditemi, cioè, ditemi. Prendete una dannatissima pentola piena d'acqua calda e versatela nel nostro contenitore gigante. Dopodiché avrete bisogno di qualcos'altro per il vostro intendimento. Un tartinello di ghiaccio secco. Scusa, no, scusa. Molta delicatezza. Fighissimo. Avete la maledetta scatola. Siete scusa. Pronti per vedere un pochino di neve artificiale? Tre. Oh, ah però! Uno! Bravissimo! Adesso! Youtubers! Shock! Shock! Svegliati. Nessuna novità sulla scomparsa di Giorgia Santini, di Dario Ronchetti e di Pietro Bramanti. La scomparsa è avvenuta a Roma la notte del 9 giugno scorso. Dagli interrogatori non sono emersi fino a questo momento elementi rilevanti. Il caso però ha creato rumore sul web. Con i loro video inseriti su YouTube i ragazzi avevano raggiunto una notevole fama. Tant'è che molti fan sconvolti stanno inondando la rete e i maggiori social network di messaggi. Come fama. Molti stanno inondando. Prendete una dannatissima pentola piena d'acqua calda e versatela nel nostro contenitore gigante. Dopodiché
Avrete bisogno di qualcos'altro per il vostro esperimento. Un tantinello di ghiaccio secco. E fatemi sapere con i vostri commenti qui sotto se anche voi date il voto alle ragazze o ai ragazzi. Un saluto da Limitatubo. Chi segue la moda è senza carattere ed è uno smidollato. Non trovate? Beh, se mi avete seguito fino adesso sicuramente la pensate come me. Quindi, miei cari sceneggiatori della Louis Writing School, non mi avrete mai. Allora, ragazzi, e soprattutto ragazze, non vi sentite anche voi ansiose e ansiosi, ansiogeni, ansiate, anziana? Io mi sento anziana! E ansia di su, e ansia di giù, destra, sinistra, su! Che ansia che è! Con molta delicatezza aprite la maledetta scatola. Un bel mi piace per il disturbatore dell'esperimento. Limitatubo! Facciamolo con lui l'esperimento in linea. Ciao bello, come va? Come va? Mi disturbi in un momento importantissimo. Oh Jay, una cosa sola, tu ci vieni alla festa stasera? Sì, ecco. Aspetta un attimo, eh. Aspetta un attimo solo. E adesso siete pronti per vedere un pochino di nebbia artificiale? 3, 2, 1. Vabbè, senti, alle 22 alla casa al lago di Claudio, ok? Adesso! Meglio di Lost! Amici youtubers, attacca Jay! E un, due, tre, tarara. Hey! Tarara. Hey. Bello, te stavo a reggere il gioco, mica ci sono cascato, io sei il re degli scherzi. E poi scusa, ma te sembrano scherzi da fa questi? Ma che scherzi sono? Ma non te regoli proprio. Allora, stai tranquillo, ti ho fatto uno scherzo, non te la fa peare a male. E poi da che pulpito viene la predica? Voglio dire, tutta la vita che non fai nient'altro che fare scherzi. E dai, che ti incazzi perché c'è il monopolio? Vic, mi hai bucato un timpano con questo acuto, eh? Te l'ho detto mille volte, dopo una sbronza ci devi far pace con l'alcol. C'è cosa migliore la mattina che un goccetto di vino. Dai, Claudio, ma che? Manco mi ricordo quando siamo andati a dormire. Stavo ridendo la stessa cosa. Cioè, Vic non avrebbe mai dormito per terra. Ma stavate imbriachi fracichi, ma che ve volete ricordare? Non è vero? Io ho bevuto solo quel succo al cetriolo, credo. Però in effetti mi girava un po' la testa, eh. E ti credo. Era vodka al cetriolo sintetizzata da Moa, 45 gradi di puro piacere.
Com'era? Ma tu nella vita non hai niente da fare? Vabbè, Laura, che vi siete scaldati, aiutatemi a sistemare casa, va? Io però prima mi do una ristrutturatina. Ehi, dottor Scoppiato, dammi una mano, va. Dai. Claudio! Eh? Ma chi l'ha fatto questi palloncini? Fighe, ho un'ideona per la prossima... Claudio! Oh mio Dio, Claudio! Ma che ci ho fatto i regalini? Ma non dovevi? Anzi sì. Oh mio Dio, impazzito, non giuro! Me urti con ste mani di prima mattina. No, non va fatto niente, vabbè. C'è un pacchetto per ognuno di noi. Tranne che per te, ovviamente. Beh, questa cosa mi è verplime. Verplime? Vania, ha chiamato la biblioteca, ha chiesto se gli puoi ridare il dizionario, per cortesia. Tesoro, quando hai due minuti, googlalo. Così impari il termine nuovo. Glu. Li apriamo? A tre. Uno, due, tre. Allora? Che ci sta dentro? Che so ste facce? Ah, bravi, bello scherzo. Peccato che non è riuscito. Non v'ho insegnato proprio niente. Il mio c'è un indirizzo. Anche nel mio. Via Veneto 27. Scusa, raga, non vi sto a capire. Che cosa vuol dire? Cioè, avete quattro pacchetti diversi e un solo indirizzo? Claudio, sei stato tu? No, ma siamo nel 2012. Ti pare che uso dei pacchetti? Per un indirizzo, dai! Adesso che ci penso, lì vicino c'è una boutique favolosa! Secondo l'iPhone è una chiesa sconsacrata. Una chiesa? No, che figata sto posto! Ma che orrore invece! Non so proprio come avete fatto a convincermi, guarda! Io invece non so chi ci ha convinto a fermarci la famosa boutique. Scommettiamo che è uno scherzo cretino? Scommettiamo che se non la pianti e di che sono stato io finisce male? Ciao, Vic, sono scalzo! Il mio scatolone, io ce l'ho più grosso. Ah, voglio proprio vedere, guarda. Aspettate! Cosa ne sai di cosa c'è in quel pacco? Eh? Se vuoi, lo puoi cambiare con questo. Non badare alle dimensioni. Lo sanno tutti che non contano. O forse sì. Bene, Giacomo. Allora, che fai? Accetti la proposta del dottore o tieni il tuo pacco? No. Quell'unico dottore sono io. Lo tengo! Bene. Poi non venirmi a dire che non ti avevo avvertito. Apriamo il pacco! Beh, che? Doni a te. Apriamo. Sta chiamando 111 a testimoniare.
Ma tu che ne sai? È vero, a me è arrivato l'avviso di convocazione. Arriverà anche a voi. Questo è un problema serio. Ci dobbiamo parlare il culo. E che gli diciamo? Che stavamo insieme, per forza. Sì, ma dove? Decidiamolo adesso. Dobbiamo dichiarare tutti la stessa cosa. Siamo rimasti tutti a dormire a casa mia. I miei erano fuori. Guarda che la polizia dovrà confermare l'alibi e chiederai sicuramente ai tuoi. I miei sapevano che sareste venuti. Come sempre, no? In effetti mi sa che è la cosa migliore. Allora siamo d'accordo. Claudio, davvero, se è uno scherzo cretino, dillo, perché è di cattivo gusto. Te lo giuro, su chi ti pare, non c'entro allora, nulla. Ma com'è possibile che una registrazione viene fuori così ma dal che nulla? Che ne so, ora vi siete fissati che sono stato io, perché? Perché soltanto noi cinque sapevamo di quella conversazione su Skype, no? Quindi è stato uno di noi cinque. Uno di noi cinque, quale Claudio, insomma. Oh, mamma mia, che casino, dai, manco in palestra a me fanno tutti sti versi. Da qua sotto ho visto spesso tua madre. Rispetto, fratello. Sì, ti piacerebbe se ti avessi ripreso serie visualizzazioni. C'è un po' troppo testosterone nell'aria. Ha iniziato lui. Ha iniziato tu. Ma quando mai? Ah. Io ragazzi, come fate a stare così tranquilli? Quella registrazione ci può mettere nei guai. Se Vic non si fosse fermata alla boutique, avrebbe detto: dai amore, non ti scaldare così tanto, sennò ti vengono le rughette. Un pochino già ce le hai. Conosco una cremina che fa i miracoloni. Senti Claudio, sei stato tu sì o no? Ti ho detto che non c'entro niente. Ci sono anche io in quelle registrazioni. E allora chi è stato? Soltanto noi quattro e Vic sapevamo delle registrazioni. Oh, basta con sta storia, ma poi si può sapere che cosa c'è di tanto sconvolgente in questi pacchetti? Non ti azzardare a prendere il mio! Ma sono vuoti? Ripete ancora, dove si trovava la sera del 9 giugno tra le 3 e le 6 del mattino? Ero a casa, maresciallo, come glielo devo dire? Ero a casa. Con chi era? Con Gabriele, Vittoria, Vania e Claudio. Senta, ma... non è che si muove un po' di coca? Oddio, non ha capito, nel senso di che c'è un possidio che mi fa... Guardi queste foto. Riconosce qualcuno? Chi non li conosce? Sono tre youtubers. Eppure famosi. In che rapporti era con queste persone? Rapporti? Ma... sessuali? Ha notato qualcosa di strano quella sera? No, maresciallo. Era una festa come tutte le altre, ce n'è almeno una al mese. A noi risulta che tra voi e questi bravi ragazzi non scorresse buon sangue. È corretto? No, io li ho sempre ignorati. Beh, dai, erano simpatici. Sinceramente non mi stavano molto simpatici. Mi tenevo a distanza. No. Cioè, sì. Cioè, che sì, ma anche un po' no. Cioè, sì, sì, no, no. No? No, no, no. Non so chi glielo abbia detto, ma anche no. Che cosa ha fatto alla mano? Niente. Mi sono fatto male mentre facevo un esperimento. Un esperimento? Ma sì, una collaborazione per il mio canale di YouTube. Canale? YouTube. Dottor J e Mr. Shock. Dottor J e Mr. Shock. Appuntato, che cosa scrive? Il maresciallo chiede, aperte virgolette, appuntato, cosa scrive? Chiuse virgolette. Appuntato! Il maresciallo grida, appuntato, sbattendo la mano fortemente sul tavolo. Il presidente Napolitano osserva. Maresciallo! Eccone un altro. Manzo, che succede?
manzo che succede? Maresciallo, niente, vi ho portato il vostro latte e biscotti. Latte e biscotti. Ma io non gli ho chiesto niente. Chiesto niente, risponde il maresciallo visibilmente stizzito. No, questo non era un fare stizzito, questo semmai era un fare scocciato. Se volevo fare lo stizzito, avrei fatto lo stizzito. Scriva quello che deve scrivere. Il maresciallo ci viene a precisare che non era né stizzito né scocciato, non è pervenuto, insomma. Vabbè, Marescia, comunque lo so che non avete chiesto niente, però vostra moglie Ivanka si è tanto raccomandata. Che faccio, l'appoggio qua? Oggi intanto io ho già preso l'appoggio. Appoggia là. Mamma mia, Marescia, però secondo me noi dovresti proprio assaggiare questi biscotti, perché sono una cosa esagerata, proprio esageratissima. Ci credo. Questi l'ha fatti mia suocera Alina, a Chernobyl, 2 anni fa. A Chernobyl? Già. Ma veramente? Sì, scaduti e radioattivi. Contattare ASP e evacuare l'edificio subito. Maresciallo, voi mi dovete concedere una cosa, permettete un attimo, no, perché io proprio non posso fare a meno di salutare il mitico dottor Jay, mamma mia Jay! Scusa Eminenza, Dai Jay, non posso dire. Ma tu lo sai che per noi, a Napoli, no? Tu sei proprio un mito! Io non voglio fare sempre le cose sancerate, non voglio dire sancerate, però c'è tra il piccolo Lucio e Gigi Finizio, c'è sei tu! Tu valutami! Com'è che fa? Se lo facciamo insieme? Insieme, vai insieme. Altri. Altri. Uno, due, tre. Shot! Oh, è bellissimo! No, scusate, ma dico, ma che stiamo facendo qua? Ma facciamoci una foto tutti quanti assieme! Facciamo! Andiamo! Sono stata sedotta e abbandonata da questa borsa da 1.000 euro. Dio, come ti capisco? A me succede sempre. Sì, vabbè, ma i consigli? Per fare visualizzazioni? Sì. Beh, dipende, che sapete fare? Sapete cantare? No. Recitare? No. Ballare, scrivere, parlare, che ne so, qualcosa! Tesoro, lo sanno tutti che al giorno d'oggi si diventa famose senza un minimo di talento, no? Infatti. Scusa, perché non dovrebbe valere la stessa regola anche per noi? Beh, allora gioie mie, non so proprio cosa dirvi. Un'idea sarebbe fare un video tutorial su come fare visualizzazioni. Ma non sappiamo neanche da dove cominciare. Allora, titolo! Come fare visualizzazioni su YouTube. Poi dite 2-3 cavolate come fanno tutti. Stavo pensando, perché non ci fai fare qualche video con te? Ho un'idea migliore! Voi fate dei video e poi li carichiamo sul mio canale. Bello! Ok! Ora però, gioie mie, devo andare. Che mi fanno troppo male le braccia! Mi sento come Carla di Heidi! Ciao! Non era Clara? Non era paraplegica? Sempre seguendo il pensiero di Hayek, la concorrenza è il mezzo migliore per raggiungere i propri fini. E chi controlla i mezzi economici controlla anche tutti i fini, restringendo dunque gran parte di libertà. Basta così. Vediamo. Malanic. Ma il suo cognome è... di dove è lei? Mio padre è nato in Serbia. Bene. Allora, vediamo un po'. Che voto le possiamo dare? Mi faccio vedere un po' con il regista. È stata brava, ma... Non pensi solamente a studiare, lei è troppo seria, deve rilassarsi un po', si prende un po' meno sul serio. Senta, le va bene 30 lode? Ciao. Pronto? Sempre seguendo il pensiero di Hayek, la concorrenza è il mezzo migliore per raggiungere i propri fini. Ma chi è? Chi controlla i mezzi economici controlla... restringendo dunque gran parte di libertà. Afata! Oh! Ti lasciami stare, una giornataccia. Che c'è? È andato male l'esame? No, è per una telefonata strana che ho ricevuto. Hotline? Sei un cretino. E dai, stavo giocando. Ci passi l'account più tardi? Sto andando adesso.
Allora ci vediamo lì. Io faccio un salto a casa e arrivo. Devi dire alla mamma cosa lavarti? No, devo prendere l'hard disk. Se non ho i video cosa monta? Te? Sei un cretino. Sciocchino, shock, è mia. Lo so, ma l'ho picchizzata. Buonasera. Amore, eccoti! Oh mio Dio, devi troppo vedere le due cosucce che mi sono comprata! Sì! E questa è la mia maglietta preferita. Ma l'hai detto anche delle altre? No, 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 perché guarda questa, guarda come sfina. Guarda. Vic? Vic? Oddio, Vic, dove sei, Vic? Vic? Sono sempre qua, eh? Oddio, amore, hai ragione, neanche ti riconoscevo! Ah, hai visto? Te l'ha detto, no? Che palle! Avete finito! Ma dove sta Lele? Ha detto che passava. Comunque oggi mi è successa una cosa troppo strana. Ho ricevuto una telefonata e quando ho risposto, niente, dall'altra parte c'era solo la mia voce registrata. In che senso la tua voce registrata? Qualcuno mi ha chiamato stamattina e mi ha fatto sentire la registrazione dell'esame che ho fatto. Ma in aula c'eravamo soltanto io, il professore e l'assistente, quindi nessuno mi poteva registrare. Ecco, Vic comincia a spaventarsi però adesso, eh? Troppe coincidenze strane! Ecco, la sei chiamata. Jay, vai a controllare il contatore. Arrivo. Ma si sta... Ah. Ma dai, ma che sfigato! Sì. Non ditemi che sta facendo quello che penso! Ah, sì. Non cambia. Ah, sì. Ma che buffo! Ma siete tutti così buffi quando fate queste cose, scusa. No, io ho smesso. Sì, quando? 7 minuti fa. Ah, sì. Che cazzo è quello che ci fa là? Guarda. Chiama Claudio, sbrigati. Ah, ah,